Oggi è martedì. Questi pantaloni color ottanio di Promod non si possono lavare in lavatrice perché stingono, ma stingono sempre. Non è che dopo alcuni lavaggi si abituano. Io ho questi pantaloni da una decina d'anni. Tutte le volte che li lavo stingono, ma perdono una quantità di colore verde inverosimile. Non solo, ma all'interno i pantaloni formano come una peluria. Perché questo tessuto è una specie di tessuto con un feeling vellutato e all'interno formano tutta una specie di peluria insieme con le cellule morte della pelle, per cui al lavaggio ultimato a mano bisogna aspettare che il pantalone si asciughi molto molto bene, poi bisogna passarlo con un coso, con questo, bisogna ripassare tutto il pantalone con un affare di questo genere, con molta molta attenzione. Perché questa peluria è molto molto dura da togliere. Allora, cioè questo non è un andazzo sostenibile. Poi guarda come vengono. Vengono anche tutti, naturalmente, lavaggio a mano, vengono tutti gualciti, impiegano 3 giorni ad asciugarsi. Guarda, cioè, il colore è strano. Voglio dire, tutte le volte far riprendere questi pantaloni da un lavaggio è veramente un'impresa. Allora, sto pensando, forse li getto. Il problema è che questi pantaloni sono molto carini addosso e il colore è anche molto particolare, quindi io tenderei a gettarli o a regalarli, però allo stesso tempo poi non c'ho più pantaloni in questo colore. Questo è un colore che mi piace e che in realtà sta bene con un sacco di altri colori. Io l'anno scorso, nel periodo da settembre a tutto dicembre, ho portato questi pantaloni una marea di volte, abbinati a qualunque cosa. Quindi, boh, che fare con questi pantaloni? Chissà. Oggi è martedì, siamo da Edeka e il prezzo è aumentato. Era già aumentato, adesso è aumentato di nuovo. Non più 1,19 euro, ma 1,29 euro. Era aumentato a 1,19 euro 3 settimane fa. Benissimo. Gatto! Oddio, gatto, sei aufgeregt, perché? Ma sì, certo. Ciao, gatto. Ciao. Ciao. Jetzt muss ich mir aber gehen. Ciao. Ce ne dobbiamo andare. 2 minuti di ritardo. Ecco. Adesso ci sono oltre 6 minuti di ritardo, proprio non ce la possiamo fare mai. È incredibile, veramente è incredibile. Chissà che è successo stavolta. Intanto, comunque, è interessante notare che tutte le volte che vai in un sito in cui fare le conferenze live c'è una novità che normalmente si deve pagare. Una cosa incredibile, veramente. Adesso ci sono quasi 20 minuti di ritardo e quando succede una cosa così, per prima cosa ti fai delle domande, ma ho scritto l'orario giusto? Abbiamo concordato e capito tutti la stessa cosa? Allora ti fai il giro di controllo, no? Controlli tutte le cose e quando vedi che tutto è giusto, incominci a maledire il mondo. Boh, vabbè. I capelli sono bagnati, non sono morti una volta tanto, sono solo bagnati. Adesso siamo a... Ho un sacco di ritardo, quasi mezz'ora. Mi hanno scritto, c'è ritardo perché a quanto pare non c'è connessione. E quindi stanno provando a stabilire una connessione, che funzioni anche con il programma che stiamo usando per fare le conferenze è nel telefono, ma sta durando tanto.
38 gradi. C'è una poltrona alla fermata dell'autobus. Qualcuno ha avuto l'umoristica pensata di buttare la poltrona via e di lasciarla alla fermata del tram e non dell'autobus. Ecco il tram. La vita dopo essere stata cancelliera, ospite dei giornali da donna. Che bella cartella! No, prima c'erano le persone del servizio dell'immondizia, c'era un impiegato che è entrato dentro il cassonetto blu e pestava l'immondizia per appiattirla, ma non l'ha ritirata, non hanno svuotato i cassonetti, hanno solo appiattito l'immondizia coi piedi. Sono fantastiche queste persone, veramente. Ci sono delle persone deboli che si fanno venire l'ansia guardando i miei video quando vedono che noi siamo qui in Germania, nazione che loro ritengono super moderna e avanzata, e invece scoprono che noi dobbiamo lottare e correre dappertutto ogni giorno perché siamo veramente poco abbienti e abbiamo solo pochi soldi a disposizione. E quindi dobbiamo trovare le cose che ogni giorno mangiamo al prezzo che diciamo noi, non al prezzo che ci impongono i negozi. Allora io adesso, per evitare di trovarmi fra i piedi di nuovo questa gente che pianta delle lagne infinite, scrivendomi per giorni che devo comprarmi un robot per il pane, io vorrei sempre scrivergli, poi l'elettricità me la vieni a pagare tu, la farina me la vieni a pagare tu, le ciotole me le vieni a pagare tu, la formina per il pane me la vieni a pagare tu, cioè mi compri tutto il kit, compreso un forno, perché io a casa non ce l'ho il forno, forse ricorderete ce l'hanno portato via l'anno scorso quando la Germania ha cambiato il tipo di gas usato per adeguarsi al gas che prendeva dalla Russia, paradossalmente, e quindi in molte case il governo è venuto a portare via le cucine a gas che non erano più idonee al gas che la Germania prendeva dalla Russia. Adesso tutto questo è ridicolo, naturalmente, ma comunque adesso stiamo andando alla ricerca del pane perché questa settimana purtroppo non c'è il pane da nessuna parte. Allora, già all'inizio della settimana abbiamo avuto problemi, adesso continuiamo. È utile notare che, come vedete dalle ragazze seminude che vanno girando, oggi ci sono quasi 40 gradi, fa veramente molto caldo. Signorina lì con la gonna rossa non sta tanto bene. Dunque, il pane l'abbiamo trovato, ma qui dentro, dove si taglia il pane, c'era tutta questa roba, perché la gente porta il pane, se lo taglia e lo ruba, ed era completamente intasato, ostruito, l'ho dovuto togliere. Cioè, uno schifo assurdo, non ho mai visto uno schifo di questo genere. Mamma mia che schifo. Cioè, dappertutto ci sono cose buttate.
Guarda, che cosa sono tutti questi maialini? Buffi. Per la prima volta nella storia anche il formaggio era all'inizio della settimana già esaurito. E quindi adesso stiamo tornando perché non ce l'abbiamo proprio più, e quindi a partire da questa sera non sappiamo cosa mangiare se non troviamo il formaggio a fette che diciamo noi. E quindi anche la signorina è sage come un'image. Ecco qua, caliamoci. Guarda, da ist eine gekleidet wie Stefan. Und? Nein. Da. Sehr weiß. Ja. Sehr weiß. Sì, dico che lì c'è uno vestito come si veste Stefan ultimamente, con i suoi completi bianchi coloniali. Quel corridoio di fromage è qui. Fortunatamente il formaggio non è ancora salito di prezzo. Ma ce la sentiamo addosso questa cosa, sappiamo che è questione di giorni e anche il formaggio salirà di prezzo. E poi, per esempio, dovremo mangiare, invece che una fetta di formaggio su una fetta di pane, una fetta di formaggio divisa su tre fette di pane, no? Il razionamento dei morti di fame. Salutiamo tutti i dolci e le cose che non assaggeremo mai più di sto passo e ce ne andiamo. Riesci a vedere le mutande della signorina? Anch'io, non è una tua impressione, è la realtà. La realtà indecente di questo secolo. Come dicevo prima, ci sono 40 gradi, qui siamo al netto, nel frigo dei gelati c'è solo questo pacco di gelati, tutto il resto non c'è più. Ah, è questo. Osserviamo il procedimento, lì c'è Stefan che attraversa la strada e corre perché, come sempre, Stefan quando parcheggia la macchina poi non si ricorda se ha chiuso la macchina, ha lasciato la borsa dentro la macchina, tutte le cose tipiche di Stefan. E nel frattempo osserviamo come gli omini della Mondezza scaricano i bidoni nel loro camion. Poi tra l'altro sul davanti del camion c'è un pupazzetto di peluche a forma di rana. Questo è molto molto frequente, vedete Stefan lì che prende la borsa dentro il portabagaglio. Adesso silenziosamente attendiamo che ripassi attraverso l'incrocio.
Sono le 8:30 di mattina, siamo tutti e due molto frastornati e stiamo andando in banca perché il mondo ci impone di andare in banca stamattina. Questi due piccoli scugnizzi qua vendono i pomodori. Lì sopra c'è scritto prova i nostri pomodori. Ecco, adesso sono nel centralissimo centro commerciale che però nelle città si chiama Arkaden. È ancora tutto chiuso più o meno perché sono le 9, cioè è prestissimo proprio. Nel portafoglio ho 69 centesimi, 70 centesimi, questo è tutto quello che ho. Wow, il prezzo è tremendo perché 5,95 euro, ma questi sono tutti nuovi. Wow, Valentina li vuole provare tutti, no, alcuni no perché c'è dentro acido ialuronico che Valentina non sopporta, però questo per esempio. Guarda, qui stanno preparando i gabbiotti, come si chiamano, gli stand. Per la consueta fiera della roba da mangiare e da bere che c'è tutti gli anni, poco prima dell'inizio di settembre. Ma che moda è quella di andare in giro senza calzini? Fa schifo, cioè proprio sembra che ti sei dimenticato un pezzo. Questo qua è veramente brutto. Chissà cosa crede. Armani apre in questo momento. È veramente presto, cioè o si sono svegliati tutti tardi oggi o è veramente presto e comunque fa freddo. Guarda, questo è un medicinale che non mancava mai a casa mia. Si chiama Camistad ed è un lenitivo per le ferite e le afte in bocca. Dà una sensazione di addormentamento della zona e disinfetta anche. Adesso sono usciti anche lo spray, la versione in spray e perfino la versione per gli sciacqui, mentre invece prima c'era solo questo tubettino piccolissimo con il gel che si metteva direttamente sulla ferita. Questo tubettino costava fino all'anno scorso 6 euro, poi negli ultimi mesi adesso costa 17 euro, cioè prezzi assurdi. Lo si può trovare a diversi prezzi, però spesso viene falsificato, quindi comprarlo online non ha senso, neanche dalle farmacie accreditate perché fanno strane cose. E niente, questo medicinale non vede più la strada di casa mia purtroppo da quasi un anno, ma non è che mi sono passate le afte. Io soffro, siccome sono molto anemica, e siccome nell'ultimo anno e mezzo contro l'anemia ho potuto fare veramente poco a causa problemi finanziari, questo medicinale purtroppo ha perso completamente la strada di casa mia, non lo sa più dove abito. Adesso, siccome è presto e devo aspettare per fare qualunque altra cosa perché i negozi a quanto pare sono ancora chiusi, stavo pensando dentro di me, adesso vado a perdere un po' di tempo dentro Basic, il supermercato bio. Vado a vedermi un po' di prodotti cosmetici, chissà che è uscito di nuovo, qui è un cerottino. Ma no, perché Basic è fallito, non c'è più. Un panino dolce, brioche. Valentina però l'ha riscaldata. Guarda, in questa pubblicità vintage per alcolici
il signore è già partito per la tangente prima ancora di brindare, mentre la signorina poverina è ancora sveglia. Rieccomi con il cerottino. Mi sono dovuta incontrare 10 minuti fa con un signore perché dovevamo parlare di una cosa di lavoro. Cioè, ci siamo seduti a un caffè a questa distanza l'uno dall'altro, forse ci saranno stati veramente 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro. Il signore, come si è seduto, era evidente che aveva un herpes labiale, che è contagioso. L'herpes ti può venire perché parli con uno o con una persona, insomma, che ha anche lei l'herpes e ti viene pure a te. Ci sono vari tipi di herpes labiali, ci sono quelli contagiosi e quelli no. E poi mi ha raccontato che a casa sua 2 membri della sua famiglia stanno male da alcuni giorni e non si è capito perché, con dolori di stomaco, problemi di vario tipo. Cioè, ma che cosa si deve fare con questa gente? Ma perché mi hai voluto incontrare? Quello che abbiamo detto seduti al caffè non lo potevi dire per telefono, in videoconferenza, in quello che ti pare. Mannaggia a te. Io adesso sto andando a casa, mi sono disinfettata le mani, ok, però comunque sono stata seduta di fronte a questo qua che mi parlava liberamente. Oh, minions che gli uscivano dalla bocca. Noi chiamiamo quello che può uscire dalla bocca e contagiare il prossimo minions, amichevolmente. Allora, adesso è pomeriggio e qui la manifestazione è cominciata e noi vediamo un pochino. E tante signorine, Julie. Machen wir einen kleinen Spaziergang? Facciamo una piccola passeggiata? Ho appena domandato. Frankreich-Fest, oder? Sì, es ist Frankreich-Fest. Aber nicht nur Frankreich. Es ist allgemein Fest. Mi si domandava se è la festa della gastronomia francese. Ci sono molti stand francesi, ma non solo. C'è un po' di tutto. Ja, aber die meisten sind französische Stände. Attenzione alle vespe. Ah, aiuto! Ja, ed è per questo dico attenzione alle vespe. Che buon odore di cipolla. Ieri sono italiani. Italiani. Adesso sono italiani. Questi qui sono anche italiani. Yeah. C'è anche dall'altra parte, mi fanno notare. E ci sono certi che sono molto pompati e freschi, altri un po' meno. Certo. Sì. Oder no, aber wir sind schon weg. Auf dem Wegzug gehen wir entweder auf der andere Seite oder wo die Geschäfte sind. Dico che al ritorno passiamo o dalla parte dove ci sono i negozi normali oppure dall'altro lato del fiume. Ah, puzza di tartufo, schifida. Che puzza? Wir haben gestern noch einen von einem. Ja, sì. Deswegen frage ich, ist okay, dass wir hier laufen oder nicht? Ich habe kein Feinschmecker. Ich weiß.
guarda questo signore. Ganz genau, das habe ich auch gerade gedacht. Il personale magari non sa mettere una cosa dentro un piatto, però c'ha un certo aspetto, così arrivano più clienti, così i clienti si incantano e aprono il portafogli, non necessariamente solo per comprare da mangiare. Adesso qui abbiamo un piccolo ingorgo, Staus. Achtung, du musst gucken, wo du herkommst. Ah. Tanti con la faccia rifatta, come ormai è normale qui. La signora sta digerendo. Oh. Yeah, è vero, hai ragione. Ok. Yeah. Adesso se sei assemmato si intendia Vertretenes. È la prima volta che la panetteria ha uno stand. Non è che la gente abgeht gar nicht. Yeah. So, il fatto che la panetteria abbia messo uno stand ci dice già con molta chiarezza che purtroppo non se la passa bene. Oh, che puzza, mamma mia che puzza. Passeggia con un flammkuchen in mano e un bicchiere di vino, non si vuole far riprendere. Va bene. E a flammkuchen, das flammkuchen. Questa per noi è sempre l'occasione per guardare un po' di villeggiante e ci divertiamo tanto in questa attività. Alle begrüßen sich auf Französisch. Wir haben heute noch ein bisschen Französisch. Ah, guarda. Questo, No, okay. Yeah. Anche questo è italiano. Qui vedete il signore italiano, il proprietario del ristorante. Tutti impegnati a trangugiare qualcosa. Come potete vedere, il personale è tutto giovane e avvenente e i clienti sono per lo più, ci sono anche persone di un'età normale, ma per lo più si tratta di anziani, no? Perché, come diciamo sempre noi, sono gli unici che hanno qualcosa da spendere. Chissà che grado di Meister, signore. Thank you.
Ma Cuba? Sì. Ok. Mexicano. Attenzione, dass man nicht beklaut wird. Attenzione a non farsi rubare tutto. Ah sì, ok, questo succede di sera, mi dicono. Viene disertato, non c'è nessuno qui. Comunque, a parte puzzare, succede poco altro. Sei sul maiale, da? Oh, un maiale grande, c'è un maiale. Ah, però vedo anche una certa zingarosità. Sì, a seconda. Come salami. Salami francesi. In realtà ce la facciamo ad andare dove dobbiamo andare, perché qui proprio la processione è lenta, si muove con lentezza, mamma mia. Weißt du, dass sie aus dem Reich sind? Ah, perché da siehst du. Mi viene chiesto da dove vedo che questa gente è ricca, ma perché gli altri anni era così, in questo angolino ci sono i super super ristoranti. Vediamo, vabbè, ich meine da in. Flammkuchen ohne Ende, auf jeden Fall, è vero? Flammkuchen. Warum? Weil es schnell gemacht wird, nicht? Dappertutto, sì. Sì, a cannoli siciliani. Die erste Arancina ist fertig. Ecco quelli che si prendono. Va bene. Vedi, qui si mangia, yeah. Qui è già ora di cena, la gente mangia. Ah, guarda la signora, che spettacolo. Cazzo da sfida, sai? Gotto, gotto, gotto. Gotto, gotto, gotto.
Ist das mehr als selbst in Deutschland oder nicht? Ach so, danke. Questo sembra un Veneto, un Rodigino. Magari lo è, che ne sa. Chi lo sa? Attenzione. Attenzione, non calpestare il cane. Ecco qua. Ecco, è vuoto. Si aspetta gelati, crepe. Snacks. Ma come si fa il Zeug? Allora, qui ci sono altri odori, altri rumori. Prima eravamo di là, adesso siamo di qua. Continuiamo con i sossissoni francesi. I salami, ammazza che profumo di salame, buono. Che nazione è questa? Questi sono... signore. C'è un signore seduto esattamente sotto il semaforo, aspetta. Sortito genere. Oh wow. Ah, questo è francese. Ma mangi francese. Wow. Wow, che fantastico stand. Lo stand di formaggi francesi. Però dall'altra parte di vita, diciamo. Ganz genau, das denke ich gerade, das denke ich auch gerade. Am besten sollte man hier mit Visitenkarten vorbeilaufen, Visitenkarten da lassen. Diciamo che qui saremmo dovuti venire con i biglietti da visita e avremmo dovuto abbandonare qua e là sui tavoli i biglietti da visita per le rispettive attività, perché qui la gente che c'è qui viene un po' da tutta la regione e è abbastanza dannarosa. Mamma mia, oddio, olive. Dann würde ich auch mal gerne eine.
Fantastico. La signora sbafa a gratis, noi non siamo così, noi siamo meno coraggiosi. Tanti, sai che sono tanti, tante olive. Siamo dovuti venire qui per la strada perché c'era un piccolo ingorgo e non ne uscivamo, sì, non ne uscivamo più. Vedi? Qui è, cioè, è tutto bloccato. Da schickt ihr mir ein Tech-Cheese. Ich bin Quanto siete brutti? Mamma. So. Ecco qua. Ma comunque pulitelo il fiume. Veramente. E fa schifo. Qui ci sono i caffè, tutti organizzati così. Vediamo un po', un espresso costa 2,50 €. Un cappuccino costa 3,50 €, un latte macchiato costa 4 €, cioè hanno la mucca qui dietro che ti fa il latte sul momento per costare 4 €. Altri video sul mio canale di questa cosa che faccio tutti gli anni. E mo? E adesso? Un yes? Ah, guarda! Oddio, ma quanta immondizia c'è? Ma che è sto schifo?